Katia Ricciarelli lascia senza parole Alfonso Signorini. Posso anche uscire. Katia Ricciarelli sorprende Alfonso Signorini. Posso anche uscire dalla casa del GF VIP. Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello VIP e Alfonso Signorini. Dopo la consueta puntata del Daytime. Direttamente dallo studio ha voluto anticipare ciò che succederà. Ma nel confessione ha anche avuto modo di parlare con Katia Ricciarelli. Che lo ha spiazzato con una dichiarazione ben precisa e ovviamente scherzosa. Te lo giuro. Erano 40 anni che non mi divertivo così. Adesso posso anche uscire. Provo una gioia immensa. Manuel Bortuzzo e Lulu Selassie in crisi? Katia Ricciarelli? Si sono raffreddati. E come sta procedendo tra Manuel Bortuzzo e Lulu Selassie? Lei vorrebbe avere da parte di lui più attenzioni, mentre lui vorrebbe avere più spazio per divertirsi con gli amici come Aldo Montano e Alex Belli. Cosa ne pensa Katia Ricciarelli, che è stata interrogata da Alfonso Signorini al termine del Daytime su Canale 5? Si sono raffreddati, ma non lo so se l'hanno fatto apposta. Il conduttore ha anticipato che questa sera Manuel Bortuzzo avrà modo di incontrare la sua ex fidanzata. Grande Fratello VIP. Alfonso Signorini svela. Lucas Casella ci ha spiazzati. Sempre al termine della consueta puntata del Daytime. Alfonso Signorini in diretta dallo studio del GF VIP 6 ha svelato che Lucas Casella ci ha spiazzato con delle confessioni libere sull'amore. Lui è un uomo all'avanguardia. Inoltre, c'è una signora che si sta divertendo, ovvero Katia Ricciarelli. Non l'abbiamo mai vista così. E poi si parlerà del flirt tra Manuel Bortuzzo e Lulu Selassie. Oltre alle confessioni di Lucas Casella e alla storia personale di Ainette Stevens. Sicuramente non si affronterà nella puntata di questa sera in diretta della gaffe della regia del GF VIP che ha spiazzato i concorrenti.